Oggi è martedì e giovedì andremo tutti in lockdown. Noi qua in Inghilterra, voi in Italia. È un mondo in lockdown. Questa parola è veramente terribile se ci pensate. È come metterci in prigione. Quante volte ancora dovremo subire questo maledetto lockdown? Ce lo meritiamo? Forse qualcuno pensa di sì, qualcuno pensa di no. Il fatto è che ci andiamo. Le strade saranno di nuovo vuote. Io non mi vergogno di dire che ho pianto al supermercato nel vedere gli scaffali già vuoti. Le persone che si fanno prendere dal panico cominciano a comprare di tutto, questa benedetta carta igienica che manca sempre. Io vorrei sapere perché manca la carta igienica. Ma cosa ci fanno? La devono mangiare? Cosa devono fare con la carta igienica? Eppure c'è qualcosa nella mente delle persone che dice, beh, se si va in lockdown la prima cosa è la carta igienica. Beh, insomma, ragazzi, veramente stiamo dando di fuori. Comunque, io ho trovato una canzone molto bella e ho pensato proprio a noi. Ho pensato a quanto è piccolo il mondo. Qui in Inghilterra, in Italia, le stesse cose. Il mondo è diventato veramente piccolo con internet. Bello che siamo in comunicazione, ci possiamo vedere su questi video. Viviamo una vita molto più virtuale che reale. Forse alla fine il lockdown è esattamente quello che vogliamo. Io non ci capisco più niente. Questa bella canzone. L'ho voluta mettere su un video che ho fatto qualche mese fa. Stavo andando sul mare, qui a Margate, un bel posto, una bella spiaggia, un pochettino selvaggia, non è come le belle spiagge italiane, però ha un grande fascino. Ecco, in questo mare, vedrete, c'è una piccola statua, che poi non è così tanto piccola, è a misura d'uomo. È lì che attende, è in questo bellissimo mare. Io ho fatto questo video e ho pensato che con questa canzone di Battiato poteva essere proprio l'ideale per dedicarla a questo nuovo lockdown che stiamo subendo e alla speranza che noi ci manteniamo forti dentro. E non importa quello che succederà, possono fare ciò che vogliono loro. Noi saremo sempre forti. Buon ascolto. Schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore.
ma come scusare? Le iene negli stadi e quelle dei giornali, nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Che non si parli più di dittature, se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.